Oggi parliamo di mouse da gaming. Gli amici di Metal PC Custom che sponsorizzano questo video hanno mandato un ROG Chagram di Asus e un Ironclaw RGB wireless di Corsair. Entrambi sono mouse da gaming, entrambi sono mouse wireless, entrambi sono mouse con customizzazione dei colori RGB sul corpo, ma fondamentalmente ci sono delle enormi differenze tra tutti e due i prodotti. Se volete capire quale dei due possa essere più indicato per voi, continuate a seguire il video. Ma come detto all'inizio, il video è sponsorizzato dagli amici di Metal PC Custom. Se volete uno shop tutto italiano che vi segua durante l'assemblaggio del vostro PC e anche dopo, con un'assistenza fantastica, raga, ma fidatevi, ho già ricevuto feedback da molti utenti che mi hanno detto di come lavorino effettivamente i ragazzi di Metal PC Custom, quindi complimenti a Metal PC Custom. Rivolgetevi a questo negozio, fidatevi, dite che vi manda il punto di G e potreste essere trattati con i guanti di velluto. Ma back to the topic. Recensire due mouse dovrebbe essere una cosa relativamente semplice. Beh, non lo è. Perché non è semplice recensire un mouse? Al contrario di un processore o di una scheda grafica per i quali basta mandare qualche test o comunque provarlo un po' due o tre giorni per capire l'andazzo, il mouse è diverso perché fondamentalmente lo tenete sempre in mano. No, signor YouTube, si scherza. Fondamentalmente il mouse è una periferica che voi dovete per forza tenere sempre in mano, a meno che non utilizziate un portatile con un trackpad. Ma vi posso dire che il ROG Chagram, questo qua, bello, molto molto bello, con illuminazione RGB molto molto non invasiva, ma comunque c'è, presente, davvero molto molto figa, e questo Ironclaw di Corsair, li ho voluti mettere a paragone perché? Perché hanno una forma abbastanza simile rispetto al mio G502 di Logitech. Come ho detto prima, stiamo parlando di due mouse da gaming davvero molto molto buoni. Stiamo parlando di mouse da gaming di fasce di prezzo decisamente diverse e effettivamente si capisce la qualità del prodotto anche dall'unboxing che state vedendo in sovraimpressione. Infatti entrambi sono dotati di ricevitore wireless, entrambi sono dotati di adattatore per cavo USB, entrambi sono dotati di filo telato, comunque molto molto buono, ma il ROG Chagram ha qualche finezza, perché Asus sappiamo che costa un po' di più rispetto ai competitor, ma in questo caso mi sento di giustificare un pochettino il costo aumentato. Perché? Perché abbiamo un design decisamente più ricercato rispetto all'Ironclaw di Corsair. Abbiamo degli switch di ricambio, sì ragazzi, si possono cambiare gli switch sul mouse, se non vi dovesse piacere questo suono. Io non li ho cambiati perché questa qui è comunque un'unità di prova, non volevo rompere nulla, ma è comunque sicuro perché mi danno anche le pinzette per cambiare tutto, e giusto per comparison vi faccio sentire anche l'Ironclaw. Il suono dei switch è molto 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 simile, e il Chagram ha oltretutto una cosa molto molto figa, e cioè un joystick qui sul lato del corpo che voi potete tranquillamente andare a settare a vostro piacimento. I software sono Armory Crate per il Chagram e IQ Software per per l'Ironclaw, ovviamente come tutte le periferiche Corsair. Ma allora, la differenza grande dove sarà? Sarà a livello di prestazioni? A livello di prestazioni le cose non è che cambino più di tanto, perché stiamo parlando di un sensore da 18.000 dpi sull'Ironclaw e 16.000 dpi sul Chagram. Sono sensibilità che io personalmente non uso, personalmente credo di non aver mai utilizzato in vita mia, ma se avete un monitor 8K, può darsi che questa cosa possa esservi utile, o comunque se siete dei pro player che giocano non di polso, ma giocano di dito. La differenza fondamentale, ragazzi, sta secondo me nella costruzione del mouse, perché il Chagram, appena riuscite a tenerlo in mano un po' più di tempo rispetto a una semplice prova di 10 minuti, riuscite a percepire un livello premium dei materiali e riuscite a percepire anche, almeno nel mio caso, un maggior comfort, perché sappiamo che esistono varie prese per i mouse, ok? La palm, la claw, la fingertip. Io personalmente sono un tipo da palm grip e non ho le mani molto grandi. Sappiamo cosa si dice di chi non ha le mani molto grandi? Appunto, ha bisogno di mouse non troppo grandi. Il
mouse di Corsair invece è non è allungato come il Chagram, bensì è bombato, ha praticamente una bombatura sul dorsale che stona effettivamente con la mia impugnatura, me lo fa sembrare più cicciotto in mano rispetto a quello che è. Entrambi hanno 10 tasti programmabili per quanto riguarda l'Ironclaw, 9 tasti programmabili per quanto riguarda il Chagram, e il Chagram c'ha il joystick che fa acquisire altri 4 tasti, cioè voi potete spingerlo su, giù, destra e sinistra tranquillamente, potete mettervi qualsiasi comando in quel joystick, e ci sono anche i gommini di ricambio per il joystick, raga, quindi Asus vi coccola. E in questo caso, io vi ripeto, l'aumento di prezzo per questo prodotto è più che giustificato. Abbiamo la connettività Bluetooth, connettività wireless a 2.4 GHz. Raga, questi due mouse vanno bene su qualsiasi tipo di dispositivo che abbia una connessione senza fili. Fidatevi, sono davvero un piacere da utilizzare in game. Ma allora, G, quale preferisci tra i due? Credo si sia capito. Io preferisco il Chagram, ma perché? Io sono abituato a Logitech G502. Mi piace talmente tanto che io ho comprato due di questi mouse, la versione col cavo e la versione senza cavo, che utilizzo con il tappetino PowerPlay così che non si scarichi mai. Quello che mi sembra più simile al mio gusto, alla mia preferenza di mouse è il Chagram, innanzitutto per la qualità dei materiali, secondo per non lo so, mi sembra più resistente, perché vi faccio sentire una cosa, ascoltate bene il click della rotellina. Adesso vi faccio sentire l'Ironclaw. Riuscite a capire? Abituato a una rotellina metallica come quella del G502 e a una forma più minuta, perché vi ripeto, io non ho le mani enormi, al contrario di alcuni miei collaboratori, il Chagram, beh, è decisamente più adatto al mio stile di gioco, al mio stile di impugnatura e, se posso anche dire la mia, esteticamente mi piace di più. È molto meno tamarro dell'Ironclaw ed è, beh, più di classe, ecco, mi piace molto di più. Ragazzi, entrambi questi mouse possono essere trovati sullo store di Metal PC Custom. Vi ricordo che a breve ci sarà un torneo di Call of Duty Warzone in cui sarà possibile vincere un mouse da gaming, una tastiera da gaming e qualche buono sconto, quindi ragazzi, seguitemi sul mio canale Viola, tutto in descrizione, così che possiate rimanere sempre aggiornati sulle vicende, appunto, sulle cose che programmiamo, sulle cose che abbiamo in procinto di fare per tutta quanta la community, e beh, cercate di andare a portare un po' di amore a quelli di Metal PC Custom. Detto ciò, ragazzi, essendo le mouse wireless, la durata della batteria è estremamente lunga, effettivamente. Io per entrambi, sarà perché il mio utilizzo non è proprio compulsivo di mouse, perché ogni tanto io gioco anche col joystick, entrambi i mouse sono riusciti a soddisfare il mio utilizzo senza mai essere ricaricati per oltre una settimana con la luminosità al minimo. E devo essere sincero, più di una settimana con la luminosità al minimo, e io il PC lo tengo acceso praticamente tante ore, davvero tante ore al giorno, e comunque edito, faccio cose, utilizzo software, premo a caso molte volte, beh, è davvero buona come durata della batteria, davvero, da questo punto di vista non c'è davvero nulla per cui possa lamentarmi. Entrambi sono ottimi prodotti, come ho detto, ma alla fine il tutto si racchiude nella preferenza personale. Volete un mouse un po' più premium? Volete un mouse che anche al tatto vi faccia dire porca miseria, davvero un bel prodottino? Il Chagram allora è quello che fa per voi. Volete un prodotto che funzioni benissimo, perché raga, entrambi funzionano molto molto bene, e che forse non bada così tanto all'estetica ma più alla performance che effettivamente ad apparire bello, beh, l'Ironclaw è decisamente quello che fa per voi. Se invece volete, beh, una somma di tutte e due, il G502 rimane sempre qua, sia wireless che cablato, ed è sempre la mia scelta preferita, soprattutto perché c'è la G. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Se avete uno di questi due mouse, e cioè l'Ironclaw o il Chagram, io ringrazio ancora gli amici di Metal PC Custom per avermi mandato queste periferiche, perché a me piace davvero utilizzare periferiche diverse per capire se ci possa essere qualcosina che più si adatta al mio stile di gioco. Vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G. E beh, ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul Punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao, beh.